poi è domani che ti frega. Ah, buongiorno, buongiorno a tutti amici di Web Radio Zampa Sportiva, buona domenica soprattutto, come dice la canzone del buon Antonello Venditti, e benvenuti in questa domenica appunto di 10 febbraio 2019. Allora cari ragazzi, cari ragazzi, oggi è domenica, sono le 6 in punto del mattino, 6 e un minuto primo, esatto, e come di consueto, come sapete, a fine settimana mi alzo leggermente più tardi e vado a fare la passeggiatina in pratica, così in radio, per stare qua insieme a voi. È probabile che anche oggi la trasmissione sia più corta, come sapete, fine settimana andiamo in onda ugualmente, perché non riesco a stare a casa senza far niente, poi con tutte le partite che ci sono da commentare, con tutti gli argomenti che ci sono da trattare, lo troverei veramente brutto, insomma, prendere e dire vabbè, fine settimana non andiamo in onda, no, si prende, si alza ugualmente, si fa un bel girettino con la macchina e si fa radio qua insieme a voi, parlando appunto di calcio, del nostro argomento preferito, eccetera eccetera. E quindi, come tutte le domeniche, eccoci qua. Allora, io come sempre, prima di cominciare le nostre trasmissioni, i nostri argomenti, soprattutto vi invito a iscrivervi al gruppo di Zampa Sportiva su Facebook, lo trovate tranquillamente, a iscrivervi al mio canale di YouTube Maurizio Carrozzini, dove trovate anche di tanto in tanto anche qualche video, ma soprattutto ci sono le trasmissioni, le potete trovare non solo qua chiaramente in forma audio su speaker, ma anche, diciamo, in video su YouTube, anche se poi alla fine sempre audio sono. Perché? Perché mi piace di più la radio, ragazzi, lo sapete, chi di voi piano piano sta imparando a conoscermi, sappio come mi muovo, cosa mi piace, eccetera, e preferisco di gran lunga appunto fare radio, perché lo trovo più amichevole, per così dire. Allora, prima di arrivare ai nostri argomenti, facciamo come sempre il resoconto del tempo. Il tempo è buono, le temperature sono appena sotto lo zero, primo momento per essere alle 6 del mattino, quindi è chiaro che oggi a pomeriggio è previsto un cospicuo aumento delle temperature. So che in Italia ha portato le temperature a essere praticamente primaverili, qua significa un 5-6 gradi sopra lo zero, quindi il disgelo sta avvenendo così, in modo graduale, in modo con calma, piano piano, senza esagerare con le temperature troppo alte per quel problema che vi ho accennato appunto nei giorni scorsi. Le strade chiaramente sono perfette, quasi perfette, ci sono di tanto in tanto quei come sempre, no? Dico già da un po' di giorni, quei filini di acqua che durante il giorno la neve si scioglie, quindi attraversano la strada, sono più o meno dei filini di acqua sui 30-40 centimetri che attraversano tutta la strada. È chiaro che poi dopo la notte, come le temperature scendono sotto lo zero, ghiacciano, e quando ci passi sopra con la macchina è forte, perché proprio in quei tratti lì vedi che la macchina immediatamente si imbarca proprio e diventa incontrollabile, perché passa direttamente sul ghiaccio, proprio sul ghiaccio vero, e salvo poi dopo prendere subito, tornare con il controllo diretto una volta che torni sull'asfalto normale, insomma sull'asfalto vivo. La cosa fortissima è che se sei in fase di frenata, la macchina scivola e dopodiché ricomincia a frenare. Se sei in fase di accelerazione, dai gas, come tocca quel ghiaccio, comincia a scivolare, e salvo poi dopo, una volta passata, ritrova l'asfalto vivo, la macchina dà certi colpi sotto nel differenziale, che non fa benissimo chiaramente, però insomma, d'altra parte non ci si può fare nulla. Come dico, il disgelo ci deve essere, deve cominciare gradualmente. Ahimè, purtroppo l'inverno non è ancora finito, perché siamo soltanto il 10 di febbraio e quindi dovrebbe essere annunciata altra neve nei prossimi giorni. Io credo che domani nel pomeriggio, domani in serata dovrebbe ricominciare a fare un altro po' di neve. Vedremo se sarà una nevicata, diciamo, normale, quindi porterà 5-6 centimetri, dai, massimo 10 centimetri di neve, o se le fa le nevicate che sta facendo quest'anno, ogni volta che nevica te ne fa mezzo metro e nevica per 30 ore consecutive. Vedremo, ragazzi. Allora, come annunciato nei giorni precedenti, finalmente ieri mattina c'è stato il tecnico della Kabel Deutschland,
sarebbe appunto il tecnico che unisce la, diciamo, la televisione del digitale terrestre con internet, che finalmente appunto mi ha messo l'amplificatore di segnale, mi ha messo tutti gli aggeggini, tutte le cose giuste, corrette, concrete, come vanno fatto, e io finalmente ho di nuovo internet. Ah, che gioia, è stato attivato ieri mattina verso le 10:30, le 11, utilizzando chiaramente tutte le apparecchiature già che avevo, quindi le password, tutto quanto è rimasto pressoché identico. Chiaramente è cambiato il numero di telefono, non è un telefono fisso, adesso nella giornata di oggi, massimo domani, provvederò a cambiarlo anche nei nostri siti, sui nostri social, ovunque, perché in modo così di aggiornare. Per il resto è rimasto tutto praticamente identico. Chiaro che la prima cosa che una volta che c'è stato internet è stato chiaramente il mio piccolino Julian, che avete conosciuto, no? Il giorno della vigilia di Natale. Julian ha preso, la prima cosa che ha fatto è stata accendere il televisore e andarci a vedere immediatamente Spider-Man, tutte le sue cosine che era rimasto anche lui indietro nei giorni precedenti, e la piccolina a ruota di dietro a vedere Marcia e Orso. Quindi, in poche parole, la televisione è stata impegnata quantomeno fino alla sera verso le 8:30, quando dopo è iniziata la partita dell'Inter. Già, per chi è la partita del Napoli, l'ho vista chiaramente sul tablet per dare modo un po' ai bambini di sfogarsi, visto che sono stati più di una settimana senza vedere praticamente niente. E poi io che ero andaffarata ancora ad aprire cartoni, a preparare da mangiare, e quindi ho guardato la partita del Napoli sul tablet direttamente mentre facevo questi lavori. Ma ugualmente la partita l'ho vista e l'ho seguita tutta ben bene. E che cosa dire? Appunto, noi probabilmente nella giornata massimo di domani ascolteremo l'intervento del grandissimo Ciro Accardo, il quale speriamo che ci faccia ancora una volta questo grande regalo di lasciarci le sue analisi delle partite. Sappiamo che la classe non è acqua, il grande Ciro Accardo è veramente una persona dell'ambiente, la capacità di analisi è veramente lucida, obiettiva, concreta, direttamente poi all'interno delle situazioni. E quindi questo è un grandissimo regalo che ci fa il grande Ciro Accardo. Vi ricordo di napolisport.net, amici di Napoli, tifosi del Napoli, tanti soprattutto che sono anche qua in Germania, se volete avere delle notizie direttamente per quanto riguarda proprio il Napoli, diretto all'interno della squadra e tutto, andatevi a seguire questo bellissimo sito internet napolisport.net. quindi lì troverete tutto ciò che riguarda appunto il mondo Napoli. E poi chiaramente in serata, una volta che i bambini sono andati a letto, finalmente ho potuto sdraiarmi sul divano, fare i salti mortali, francamente, per non addormentarmi. Non perché la partita ieri di Parma-Inter è stata bella, vincente fino all'ultimo istante, non per quello, ma dovuto chiaramente al fatto dell'enorme stanchezza dovuta chiaramente al lavoro incessante, allo stress incessante del trasloco. In più vi confesso che hanno cominciato anche i miei suoceri a preparare, a fare il trasloco, per cui ogni volta che vengono, ecco, a casa con il camion, li aiuto a scaricare, perché nell'appartamentino di fianco al mio, dove poi andranno a stare anche loro, insomma. Quindi non c'è tempo, neanche un istante, per potersi fermare. E ieri, insomma, facendo un salto mortale su un altro, dandomi qualche schiaffetto per cercare di rimanere sveglio, sono riuscito a vedere tutta la partita, anche di Parma-Inter, una partita veramente veramente doc, come si dice. Allora, noi adesso tra poco andiamo nello specifico ad analizzare entrambe appunto queste partite di cartello che ci sono state ieri in questa giornata di sabato, come li vogliamo chiamare, l'anticipo, gli altri erano l'anticipo dell'anticipo, addirittura la Lazio ha giocato giovedì, quindi l'anticipo dell'anticipo dell'anticipo dell'anticipo. È chiaro che seguendo la partita, una volta che la partita dell'Inter è finita, non ho visto Sanremo. Scusate, non ho visto praticamente nulla di Sanremo perché la stanchezza era troppo forte. Non ho neanche cambiato canale, mi sono direttamente addormentato col televisore acceso fino direttamente sul divano fino alla mattina, quando appunto alle 5:30 mi è suonata la sveglia, pronti appunto per partire e ricominciare la giornata e venire qua appunto in radio insieme a voi.
Allora, la partita del Napoli, che partita è stata? È stata la partita che in pratica mi aspettavo. Un Napoli dominante, un Napoli che ha dominato in lungo e largo la partita, ha dominato il gioco, Fiorentina dietro, chiusa, compatta e pronta a ripartire qualora hanno avuto le opportunità. È chiaro che le marcature preventive, di cui ne avevo appunto parlato ieri, e la capacità chiaramente di Ancelotti di riuscire a bloccare i lanciatori della Fiorentina, a bloccare proprio quel gioco fatto di ripartenze e della Fiorentina, ha fatto in modo di limitarla molto. In effetti le occasioni della Fiorentina sono state veramente poche, molto molto poche, mentre invece Napoli è stato autore soprattutto con questi tagli veloci. Ancora una volta un po' si vede ogni tanto ancora questo Napoli che anche con un 4-4-2 ritrova un po' quegli schemi un po' sarriani, no? Quindi con il taglio dell'esterno laterale che sul cambio del gioco dall'altra parte praticamente prende e così va a prendere il pallone, oppure i tagli in profondità per esempio degli esterni con queste palle lanciate messe a rasoterra di dietro per poi il centrocampista o l'attaccante di turno che rientra. Ed è stato un Napoli veramente straordinario. Adesso, al di là del risultato, è stato veramente un Napoli unico, veramente unico. Ha fatto una partita sontuosa, sontuosa. Un Napoli che mi è piaciuto perché non solo stava bene anche e soprattutto dal punto di vista proprio tattico e chiaramente dell'impegno, dell'abnegazione eccetera, ma anche dal punto di vista fisico. Non ho visto cali fisici, non ho visto il Napoli calare nel finale, anzi è stato quasi un Napoli che paradossalmente è cresciuto nel finale, quindi tutto bene, tutto bene, tranne per il fatto che non ha fatto gol. Mertens si è sbagliato veramente due, si è mangiato due gol incredibili, guardi. Al di là poi delle parate di Lafont, che veramente ha fatto delle parate incredibili, veramente un portiere, si dimostra ancora una volta che questo portiere molto giovane della Fiorentina è da prendere, da tenere in grande considerazione, ma non è solo quanto per quello, è più che veramente proprio anche Insigne. A turno si sono veramente sbagliato quello che non si poteva sbagliare, e purtroppo in questo gioco lo sappiamo, il scopo del gioco non è creare azioni da rete, non è avere più possesso palle, non è avere più tiri in porta, più calci d'angolo eccetera. Lo scopo di questo gioco è buttare la palla dentro quella porta, se tu ci riesci vinci, se tu non ci riesci non vinci. E infatti alla fine ne è uscito fuori un pareggio che chiaramente lascia molto più per il Napoli l'amaro in bocca e che assapora, come ha detto anche il suo allenatore, di due punti persi, perché al netto di tutto è chiaro che sono stati due punti persi. La domanda principale che tanti si sono probabilmente ieri guardando la partita come me si sono fatti è: perché dover per forza utilizzare Mertens quando è un momento in cui non la prende, un momento in cui non la butta dentro, quando tu magari in questo momento c'è un attaccante come Milik che sicuramente ti dà ti dà più garanzia? E questa per esempio è una domanda che a pochi sanno darsi la risposta. Probabilmente il fatto del turnover di Ancelotti, il fatto di così di rimanere coerente con le proprie idee, con i propri pensieri, ha fatto in modo che lui continuasse a fare questo turnover anche magari in virtù del fatto che, come sappiamo, in settimana c'è l'Europa League, ritornano le coppe, e per il Napoli l'Europa League paradossalmente può diventare veramente l'obiettivo principale, visto che lo scudetto ormai si può dire che è andato, la Coppa Italia non c'è più, quindi rimane soltanto l'Europa League ed è giusto cercare di affrontare nel miglior modo possibile. Non so se ha fatto questo turnover Carletto proprio in previsione di questo, in previsione del fatto del... Certo che però se qualora oggi la Juventus non dovesse vincere e il Napoli aveva l'occasione di portarsi a meno 7 con uno scontro diretto, se lo vinci ti porti a meno 4, insomma non dico che lo scudetto, il campionato si apriva, però si ricominciava a parlarne, questo è. Invece così non è stato, se la Juventus oggi va a vincere si torna di nuovo sotto a 11 punti, quindi sono distacchi veramente abissali che più o meno... fatto capire, fa un po' capire che ormai per la lotta per il primo posto, ma io personalmente dal momento in cui la Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo non avevo dubbi, non avevo nessun dubbio.
però bisogna anche dire che questo Napoli sta facendo alla fine dei conti un campionato buono, assolutamente un campionato strepitoso. Dispiace per il Napoli perché con tante tante occasioni da rete avrebbe dovuto così essere più cinico e come dire concretizzare molto di più. Dal suo canto la Fiorentina ha avuto il merito, come ha detto poi il suo allenatore in conferenza stampa ai microfoni di Radio Rai, che era giusto così, che la Fiorentina è stata capace di rimanere sul pezzo, di rimanere nella partita fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo istante. E poi nel calcio lo sappiamo quante volte magari tu così rimani lì per perdere, poi all'ultimo minuto prendi, magari vai a far gol e ti dà addirittura i tre punti. Poteva succedere ieri con la Fiorentina. Io mi ricordo una partita proprio a Firenze tra Fiorentina e Roma, là in cui la Roma sferrò lo scudetto nel 2010, per intenderci, no, quando ci fu il triplete dell'Inter, in cui la Roma, se riusciva a pareggiare, andava di lusso, il suo portiere è il migliore in campo, parate a non finire qua e di là, e la Fiorentina non riuscì a far gol, salvo poi dopo al 91esimo colpo di testa di Vucic, e diede praticamente nell'unica volta in cui la Roma si affacciò nella metà campo avversaria e gli regalarono tre punti. Quindi nel calcio ci stanno queste storie e queste situazioni, quindi va dato merito alla Fiorentina non tanto di crederci fino alla fine, ma come dire, ancora non hai fatto gol, e io sono ancora qua, ancora qui, a dar battaglia, a cercare di far di tutto per bloccarti e per cercare di portarsi a casa i tre punti. Quindi è un pareggio che la Fiorentina ne esce bene con un buon punticino. Il Napoli purtroppo dal canto suo ne esce un po', non dico ridimensionato, perché poi la prestazione non c'è stata, dal punto di vista del gioco c'è stata. Io credo che la domanda principale che si fanno tutti è perché continuare a far giocare Mertens quando in questo momento non riesce a buttarla dentro. Veramente c'è stata quell'occasione in cui ha tirato esattamente in bocca al portiere. Il Mertens dello scorso anno lì Mimo spacca la porta. Cioè, alle volte gli attaccanti attraversano queste fasi, e se il Napoli contemporaneamente questa fase l'attraversa anche Insigne già da parecchio tempo, dopo diventa complicato riuscire a vincere le partite. Appunto, come dico, se non metti la palla dentro c'è poco da fare. Allora noi adesso andiamo in pausa, ci ascoltiamo una bella canzone tipica, diciamo, domenicana, della domenica, ecco. Mi stavo un po' incispicchiando con le parole. Andiamo a ascoltare questa bella canzone di Vasco Rossi e quando ritorniamo andiamo a parlare direttamente dell'Inter e poi cominciamo così ad accennare la giornata di oggi, alle partite che ci attendono appunto nella giornata di oggi, che sono anche molto interessanti. Ci sarà la Juventus e ci sarà il Milan, più altro, delle grandi squadre che governano il nostro campionato. We'll be right back.
è convinta che ci sia nell'aldilà chissà cosa e chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. Rientriamo. Adesso andiamo a parlare chiaramente di Parma Inter. Dopo faremo un po' le foto, ecco, le foto di questi due partite, diciamo, no? Diremo gli argomenti principali. Allora, Parma Inter è stata anche qua più o meno una partita annunciata. Però bisogna dire che l'Inter mi ha piacevolmente sorpreso. Poi ascolteremo più tardi, lo mettiamo subito online nel momento in cui arriviamo a casa, l'intervento di Marco Mari, che come sempre è il, diciamo, degli opinionisti nostri, il più puntuale e il più preciso. Finisce la partita, lui paffete via e manda subito il suo intervento. Se anche io in questo caso, nel momento in cui il trasloco sarà finito, dove saremo un pochino più con calma, appianati, eccetera, li metterò immediatamente online in modo da essere subito così disponibili un po' per tutti. E però ecco, l'Inter mi ha piacevolmente sorpreso, perché è vero che nel primo tempo alcune ripartenze del Parma ha sofferto, è vero che così è stata una partita nel primo tempo molto molto equilibrata, è vero però che nel secondo tempo l'Inter è uscita fuori in tutta la sua prepotenza. Fatto veramente una partita buona, veramente buona, non tanto dal punto di vista del gioco, perché non è che abbia poi disegnato chissà quali trame offensive, non è che chissà quanto sia stata veramente preponderante, no? Performante la sua prestazione, ma dal punto di vista proprio della voglia, dell'abnegazione, del voler vincere, del crederci fino alla fine. Veramente l'Inter mi ha, da quel si pensava che fosse una squadra in crisi e che avesse delle difficoltà, i tanti che tra l'altro che hanno scommesso sulla vittoria del Parma o del pareggio sicuramente sono rimasti delusi, perché è vero che l'Inter ha fatto gol nel finale, è vero però che la partita l'ha dominata, nel secondo tempo la partita l'ha dominata, ha legittimato assolutamente la vittoria. E come si è riuscita? Con una partita di grande carattere. Grande carattere, quelle ripartenze veloci che faceva il Parma, ha sempre cercato, soprattutto Cervinio, di mandarlo sugli esterni, di non dargli mai la profondità e di dargli l'opportunità di puntare la porta, ma direttamente di andare proprio sull'esterno,
e lì sono stati molto bravi chiaramente i centrali dell'Inter. Mandandolo sull'esterno ha fatto in modo che la squadra, tutto il centrocampo, piano piano, cioè, molto velocemente ritornasse indietro e ripiegasse, in modo tale di non essere quasi mai colpito in contropiede dalle folate e dalla velocità di Cervinho, come veniva chiamata a Roma il Tendina, veniva chiamato. Fa ridere sto nome, il Tendina, sappiamo anche perché. Ed è stata veramente brava, anche Spalletti l'ha organizzata bene la partita dal punto di vista tattico, proprio andando a bloccare sul nascere le ripartenze, e qualora, quando appunto Cervinho aveva la palla, di mandarlo sempre sugli esterni, in modo tale così di bloccare la sua velocità. E questa è stata la mossa tattica della partita, cioè lì Spalletti ha vinto la partita, perché una volta bloccata, l'arma migliore, forse l'unica arma più pericolosa soprattutto che appunto aveva il Parma, era solo una questione di tempo. Il gol, che tra l'altro c'era stato poco prima, molto molto bravo il VAR ad annullarlo, l'arbitro in primo momento l'aveva convalidato. È forte vedere come i giocatori festeggiano subito dopo il gol, che si danno da fare su e giù, e poi dopo senza sapere che il VAR in questo senso ha un po' rovinato, ecco, un po' l'emozione del gol, perché dici: che faccio, festeggio, tutta la squadra festeggia con me, festeggiamo un minuto tutti contenti, poi alla fine giustamente il VAR ti annulla magari appunto una rete che era regolare, oppure ti metti lì, strozzi la gioia, strozzi l'urno in gola, dici: aspettiamo un po' che cosa dice il VAR, se il gol viene convalidato, e dopo festeggiamo. In questo senso diciamo che è un peccato, perché alle volte vedi appunto i giocatori, ecco, festeggiare, fare casino, abbracciarsi, no? Urlare, fare i loro balletti e tutto, e poi alla fine, giustamente, ripeto, l'arbitro magari ti annulla un gol che era giustamente da annullare, perché era fallo di mano, insomma, con la palla è entrata con l'avambraccio da parte di De Vrij, quindi è giusto, però era una questione di tempo a quel punto lì, era una partita in cui c'erano ancora delle rifolate, dei ribaltamenti, poteva accadere di tutto, però è anche vero che ormai l'inerzia della partita era andata totalmente dalla parte dell'Inter, e questo più o meno dall'inizio del secondo tempo, e alla fine questo ha fatto in modo di legittimare la vittoria, e poi chiaramente la mossa geniale, insomma, è stato far entrare Lautaro Martinez, il quale ancora una volta fa parlare di sé. Allora, se da un lato noi abbiamo Icardi, con il quale toccherà sicuramente aprire una parentesi, perché Icardi piano piano sta diventando un problema in quest'Inter, adesso poi che ricomincia l'Europa League, l'Inter ha assolutamente bisogno del suo migliore Icardi se vuole andare avanti in Coppa e fare grandi cose in Coppa, altrimenti diventa veramente complicato. All'occorrenza però, sapere di avere Lautaro Martinez pronto lì, che scalpita in panchina, e una volta che entra, dopo solo 4 minuti, si inventa un gol, perché poi di fatto se l'è inventato. È vero che il movimento è stato giusto, attaccare a profondità, proteggere il pallone, questo è vero, però è anche vero che diciamo quasi a freddo, riuscire ad avere la palla buona, avere la lucidità da metterla subito in porta, questo testimonia che è un grande giocatore, e che forse sotto sotto, un po' come facevamo il discorso prima del Napoli di Mertens, è la stessa cosa potremmo dire in questo momento di Spalletti. Perché insistere sui Cardi, far giocare i Cardi quando al momento non ne prende una? A questo punto fai giocare Lautaro Martinez, che in questo momento ha il piede caldo, ha la testa calda per colpire anche la palla di testa, e quindi forse magari insistendo di più sull'Inter, sull'Otaro Martinez, non sarebbe un'idea tutto sommato sbagliata. Poi chiaramente il solito Spalletti, che fa il suo solito show a fine partita con le sue solite frasi, la sua solita filosofia spicciola che la capisce soltanto lui, poi dopo questo lo sappiamo. Io penso che lui stesso la mattina si guarda allo specchio e dice: quanto è antipatico quello davanti a me. Effettivamente è così, dover andare sempre a rimarcare sta cosa, è perché io sono abituato a queste situazioni. Ma fai il tuo mestiere e basta, fai il tuo lavoro e basta, hai vinto la partita, l'hai vinta meritatamente, hai fatto bene il tuo mestiere. L'Inter
nessuno può discutere la vittoria dell'Inter. Quindi basta, vai in conferenza stampa, prenditi i complimenti, spiegaci come hai fatto a vincere la partita, spiegaci perché, come ti è venuta l'idea geniale appunto di mandare costantemente Cervinho sugli esterni, in questo modo l'hai limitato, l'hai quasi spento del tutto, e prenditi i meriti che devi prenderti, basta. Non c'è bisogno sempre di andare a invangare cose vecchie, sempre costantemente qua ad andare a dire certe cose. Mentre invece il problema Icardi lentamente sta effettivamente diventando un problema da parte dell'Inter, è un problema sempre più grande, perché ormai non segna da parecchio tempo, e stesso discorso, cioè ha bisogno dei gol, ha bisogno assolutamente quest'Inter di Icardi. Perché sta attraversando questo periodo? Tra l'altro non è soltanto il problema che non fa gol. Qua do ragione a Spalletti, sinceramente, quello che ha detto in conferenza stampa. È vero che lui deve giocare di più con la squadra, deve essere più partecipe nella manovra, non può stare sempre solo lì davanti in attesa che gli arrivi la palla buona, che poi dopo magari quando ti arriva la sbagli. Perché se tu sei uno generoso, no? Un attaccante con Harry Kane, per intenderci, che dà, che viene incontro, che aiuta i compagni, che fa un po' come cieco, no? il regista offensivo, allora a un certo momento dice vabbè, sbaglia gol, però ecco, li fa fare agli altri, crea spazio, crea movimento, si dà da fare, è una cosa. Ma se tu invece hai questo atteggiamento e poi non fai gol, e poi ci mettiamo addirittura che da quando hai mandato tua moglie, la tua procuratrice, no? La Wanda Nara, a discutere il tuo rinnovo del contratto, a discutere l'adeguamento, e stranamente chiaramente non ne prendi più una, e dopo che succede? Che sei dirigente, che la tifoseria fa uno più uno, uno più uno più uno fa tre, e quindi in poche parole che sta cominciando a inimicarsi un po' tanta gente anche dentro l'ambiente. Ricordiamoci, Icardi è il capitano dell'Inter, insomma, a un certo momento ci vuole anche un atteggiamento ben diverso da parte sua. Ecco, io fossi Marotta a questo punto chiamerei Vandanara e gli direi: carimè, d'ora in avanti, se volete rimanere qua in questa società, i rinnovi di contratti e gli adeguamenti si discutono solo e soltanto a fine stagione, in base al rendimento che uno ha avuto. Hai totalizzato un tot di gol, hai fatto un tot di assist, sei stato partecipe, allora sì, ti do l'aumento, ma a fine stagione, non a metà stagione, che poi dopo queste notizie eccetera vanno anche un po' a minare, che poi, cioè, pensate un po' che paradosso, no? Io cerco poi in adeguamento di contratto, poi andare a guadagnare di più, mando il mio procuratore, no? A discutere il adeguamento del contratto, nel momento in cui lo faccio comincio ad avere anche un atteggiamento un po' indolente e comincio a non essere più quello di prima. È chiaro che la forza del procuratore, in quel caso lì, si spegne, viene chiaramente a mancare. Questo mi sembra un discorso anche abbastanza logico. Allora tu invece aspetta a fine stagione, in base al tuo rendimento, mandi appunto tua moglie e vai a discutere l'adeguamento del contratto, non che lo fai prima, perché a questo punto l'Inter giustamente comincia a farsi anche qualche domanda. Io sarei quasi quasi anche d'accordo a un certo momento che se mi danno una cifra adeguata, sia Icardi che la sua Vandanara, io li venderei entrambi, vi dico la verità, se non cambiano le cose. Forse fossi Marotta mi comporterei così, ma vedrete te che sarà così, vedrete che eventualmente l'aumento di ingaggio se ne parlerà a fine stagione, non se ne parlerà prima, anche perché poi in questo momento che te vuoi discutere, lo stesso Icardi non fa gol. Quanto dipende da questo non lo so. È vero però che, ripeto, il tifoso e la società si fa i propri conti, e chiaramente, ripeto, uno più uno non fa tre, e questa purtroppo è una realtà di fatto. Allora andiamo ad ascoltarci la prossima canzone e poi gli ultimi minuti insieme li andiamo a dedicare alla giornata di oggi, le partite di oggi, quello che ci attende, la giornata calcistica che ci attende appunto di oggi. Ok, allora andiamo ad ascoltarci questa canzone qua, va?
Rientriamo. Allora, prima di andare all'argomento, alle partite di oggi, no? Allora, diciamo, facciamo un po' queste tre fotografie. Allora, la prima foto in assoluto va dedicata a Lautaro Martinez, visto che così magari il papà sarà contento, no? Entra dopo 4 minuti soltanto, fa il gol partita, il gol decisivo verso fine partita, quindi sicuramente se la merita lui. La seconda foto chiaramente va in controtendenza, ovvero se la merita Mertens, visto che a differenza appunto dell'argentino si è mangiato due gol veramente incredibili. Veramente non so come ha fatto a sbagliare due gol simili, francamente. Quindi purtroppo per lui si merita la seconda foto. La terza foto io la voglio dedicare ancora a lui, ancora a Luciano Spalletti, perché ripeto, le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Dichiarazioni a fine partita, ancora andare a parlare ancora di queste cose, cioè, ma me le domandano, e se te le domandano lascia perdere, lascia stare, prenditi i complimenti, hai vinto la partita, l'hai vinta meritatamente, la tua squadra ha giocato bene, hai dimostrato che così puoi far giocare bene la tua squadra, basta. È una trasferta complicatissima, una partita difficilissima per l'Inter, la vinci, non c'è bisogno di andare a parlare di tutte queste cose.
Allora, andiamo un po' invece a parlare di oggi e poi prima di così di congedarci, perché piano piano la trasmissione sta venendo lunga come tutti i giorni, come dico sempre. Allora, si comincia oggi alle 12.30 con Bologna-Genoa, derby del rossoblù, possiamo dire, no? Due squadre che hanno gli stessi colori, due grandi realtà del campionato, della nostra storia, del nostro calcio. E vediamo questo Bologna di Mihajlovic se veramente avrà dato una svolta alla sua stagione oppure no, perché se avrà dato una svolta alla sua stagione penso che per le altre ci sia ben poco da fare per quanto riguarda la salvezza. E poi andiamo alle 3. Allora, alle 3 noi abbiamo delle partite che sono veramente veramente molto molto importanti. Abbiamo Sampdoria-Frosinone. È probabile, qua uno può dire, beh, una vittoria facile della Sampdoria. Attenzione, non vanno prese sotto gamba queste partite. Poi ci abbiamo Atalanta-Spal, che vale lo stesso discorso. La Spal è una squadra che renderà dura la pelle. E poi, sempre alle 3, abbiamo Torino-Udinese. E qui vediamo un po' se il Torino può ancora alimentare così sogni europei o no. Se è stato soltanto un fuoco di paglia o se invece si trattava di qualche cosa di serio. Si prosegue sempre alle ore 18, abbiamo Sassuolo-Juventus e alle 8.30 Milan-Cagliari. Quindi verso sera cominciano ad arrivare, insomma, i pezzi da davanti nel nostro campionato, non che gli altri non lo siano, ecco, però insomma si parla di Milan e si parla di Juventus, no? Allora, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che per quanto riguarda il Bologna-Genoa, che cosa scommettere? Sarà una partita molto bloccata, forse decisa da un episodio, forse decisa da un gol. Le squadre di Mihajlovic lo sappiamo come sono, no? Sono squadre molto molto chiuse, molto compatte, proprio molto molto concrete. E io giocherei la vittoria del Bologna di misura, un 1-0 quasi stremizzito, se non addirittura un 2-1, ma io giocherei quasi in 1-0, sono abbastanza convinto che 1-0 sia il risultato più probabile. E per quanto riguarda le altre, io vi dirò che vedo tutte vittorie delle squadre più importanti. Sampdoria-Frosinone, ci vedo la vittoria della Sampdoria, anche con due gol di scarto. Potete giocare l'over, vittoria con over o vittoria con handicap, insomma, come volete voi. Però io mi posso immaginare che la Sampdoria possa vincere senza troppi problemi. Altrettanto per l'Atalanta. Magari forse sarà una partita un pochino più sofferta da parte dell'Atalanta, magari alla fine non uscirà fuori con un 1-0, però ci vedo abbastanza la vittoria facile dell'Atalanta. E altrettanto, dunque, Torino-Udinese c'è la partita diversa, però anche qua io mi posso immaginare che il Torino in un modo o nell'altro riesca a vincere questa partita. Poi chiaramente andiamo alle 2, Sassuolo-Juventus. Io penso che al di là di tutto la Juventus vinca oggi, stasera. Magari vince con un risultato abbastanza rotondo, con tanti gol, un 3-1, 3-2 addirittura, magari nel finale. Però mi posso immaginare, ci vedo di gran lunga la vittoria della Juventus. E altrettanto il Milan, anche con il Milan. Con il Milan vedo un Piontek assoluto protagonista, insieme a Paquetà. Non vedo squadre che possono mettere in difficoltà le squadre più importanti, le squadre più blasonate, perché così, perché i punti sono importanti. Hanno vinto la Lazio, hanno vinto tutte praticamente le squadre più importanti a parte il Napoli, quindi io credo che le motivazioni faranno il resto. Squadre come il Cagliari in questo campionato hanno poco da dire, il Frosinone c'è tanto da dire chiaramente in questo campionato, però anche la stessa Spal che riesca a strappare un punto a Bergamo, veramente io la vedo quasi impossibile sinceramente. Anche lo stesso Sassuolo, sì, ha un bel gioco molto rapido, molto veloce, però la Juve è la Juve, insomma. Dopo l'ultimo pareggio contro il Parma vorrà riscattarsi, e la Juve è una squadra che in generale non sbaglia mai due partite consecutive, quindi è lo stesso Milan.
Cagliari non la vedo la squadra, non lo vedo in grado di mettere in difficoltà questo Milan, che magari paradossalmente vincerà così, un risultato neanche magari con un 1-0 con gol di Piontek, ecco. Ma credo che sulle ali dell'entusiasmo Piontek possa ancora dettare legge in questo campionato, assolutamente. Quindi io vedo tutte vittorie, vedo. Poi magari chiaramente domani ne riparleremo e magari mi sbaglierò, sicuramente mi sbaglierò. Ho una cosa del Milan, bisogna dire, che se rientra Biglia, e bisogna vedere anche come rientra, ma se rientra questo giocatore, io credo che il Milan diventi la favorita numero uno per arrivare quarta, ancora di più della Roma, pensate. Poi ripeto, chiaramente domani ne riparleremo e ne riparleremo più nello specifico, non solo chiaramente parleremo delle partite, ma andremo a parlare anche di altro. Altri argomenti, sempre altre cose calcistiche. Tra l'altro questa è la settimana di Champions, è prevista appunto Porto Roma Porto e le partite di Europa League. Ci attende veramente una bella settimana di calcio, finalmente ritornano le coppe europee. E il fatto che il mio internet è arrivato, almeno, ripeto, non ho ancora la parabola, però almeno con DAZN le partite le posso seguire, le posso vedere e così torneremo di nuovo a parlarne e a fare anche il tifo, perché quando si parla appunto di coppe internazionali io penso che il tifo contro non sia giusto. Magari forse parlo da italiano all'estero in questo caso, però è così, quando io parlo qua con la gente di qui non dicono juventini, milanisti, qua li chiamano di italiana, punto e basta, e quindi in un certo senso mi sento sempre chiamato in causa, no? Tra l'altro ragazzi, io sto contando i giorni, sto veramente contando i giorni, il countdown fino ad arrivare al Gran Premio di Australia, perché veramente non vedo l'ora che cominci questo campionato del mondo. Non so perché, ma io ho una sensazione strapositiva per la Ferrari di quest'anno. Vedo un Leclerc che tira la sua, che darà molto molto fastidio, che toglierà molti punti alle Mercedes. Vedo un Leclerc veramente sfrontato, sfacciato proprio, che possa veramente fare una grandissima stagione, soprattutto le prime gare. E poi attenzione a queste Red Bull, la Red Bull va sempre tenuta sott'occhio. Va bene, dai, vi lascio andare, che oggi è domenica, a me mi mancano un paio di chilometri, sono arrivato a casa, quindi è domenica, e vi lascio andare dalle vostre famiglie, dai vostri cari, dalle vostre fidanzate, dai vostri fidanzati, eccetera eccetera. Quindi andate un po' a passare una domenica tranquilla, di pace, una domenica con le famiglie, una domenica soprattutto rilassata. Godetevi le partite, guardatevi le partite, magari non tutte, quella che più vi interessa, ma però se visto che la giornata anche qua è bella, quindi mi posso immaginare che anche in Italia sarà una giornata splendida, anche qua in Germania chiaramente è una giornata splendida, non so com'è il tempo nelle altre parti del mondo. Però insomma, gustatevi una buona domenica, mi raccomando, una domenica in pace e in pace con tutti, rilassati, perché è importante riposarsi in modo così che la settimana, lunedì, domani può ricominciare con il piede giusto, con il piglio giusto. Allora un abbraccio come sempre a tutti, un bacio alle nostre ascoltatrici, saluto sempre, come sempre i miei ascoltatori più cari, da Roberto Baldelli a Eugenio Giacomini, alla figlia Manuela, ad Alyosha, che anche lui mi ascolta sempre, e la mia, anche la nuova entry, la new entry, la Natalie, che mi ascolta dalla Costa d'Avorio, anche lei col tentativo di imparare italiano. Un abbraccio a tutti, vi auguro una buona domenica, un buon campionato a tutti, e noi ci sentiamo domani come sempre su questi microfoni, dentro questa piccola macchinina dove facciamo radio, dove vi parlo appunto di calcio. Un abbraccio a tutti, ciao. Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini.
dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose sono solo fesserie. Da qui